Ciao ragazzi, siamo sempre qui a Villada. Adesso vi mostrerò come utilizzare il cardiofrequenzimetro. Allora, questa è una fascia cardio insieme all'orologio cardio, che è questo qui. Allora, i prezzi variano da una media dai 50 ai 300-400 euro in base alle proprie esigenze. Allora, il cardiofrequenzimetro serve per aumentare la lipolisi calcolando il giusto range aerobico di ogni persona. Si calcola tramite la formula di Carbone e la calcoliamo in questo modo. Facciamo 220 meno l'età meno i battiti cardiaci a riposo, prendendoci la mattina quando siamo appena svegli, magari sul letto stando sdraiati, rilassati, e vediamo in un minuto quanti battiti abbiamo. Successivamente li sottraiamo, facciamo quindi la formula di Carbone, che è 220 meno l'età meno i battiti a 10 a riposo. Il risultato che esce lo ottimiamo per il 60%. Poi ripetiamo la stessa formula, però invece che moltiplicarlo per il 60% lo moltiplichiamo per l'80%. Fra i due risultati, ad esempio, potrebbe uscire 130 e 150. Fra 130 e 150 viene chiamato il range aerobico, cioè la fase in cui dobbiamo rientrare per bruciare più grassi. Allora, indossiamo la fascia in questo modo, inumidendo leggermente con un po' di acqua queste due parti, queste due zone, e la indossiamo in questo modo, mettendolo sotto al petto, e accendiamo il nostro cardiofrequenzimetro. Dopo qualche secondo dovrebbe segnalarci il nostro battito cardiaco. In questo momento il mio battito cardiaco è al 78%, 78 battiti. Allora, in questo caso portiamo il nostro battito con un blando riscaldamento al range in cui noi apparteniamo, il range aerobico in cui noi apparteniamo. Ad esempio, nel mio caso è 135 battiti. Che succede? Arriviamo a 135 battiti e lo dobbiamo mantenere per minimo 20 minuti, perché con questi, per minimo 20 minuti, si inizia a bruciare di più nella parte intracellulare, ok, correndo, facendo attività comunque ad alta intensità. Allora,